Dopo settimane di voci più o meno vere, adesso con una nota firmata da entrambi e distribuita alle agenzie di stampa c'è l'ufficialità. Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono lasciati. La coppia era legata dal 2011 e sposata esattamente un anno dopo la nascita della loro prima figlia Sole, che adesso ha 8 anni, il 10 ottobre del 2014, mentre nel 2015 è arrivata la seconda figlia Celeste. Lei 44enne icona TV, lui 38enne imprenditore figlio del fondatore della celebre casa di moda Nicola Trussardi, si conobbero grazie a Vittorio Feltri che li presentò a una cena. Ed era stato proprio il giornalista, stando a quanto lui ha raccontato in TV, a incoraggiare Tommaso a corteggiare Michelle. Trussardi all'epoca aveva 29 anni e lei temeva la differenza di età. Ma è stata Michelle a fare il primo passo. Ogni sera mi riaccompagnava a casa dandomi un bacio sulla guancia. Ero arrivata a pensare che mi volesse solo come amica, finché alla fine l'ho baciato io, ha raccontato lei. Ma ultimamente i rumors di una crisi tra loro si rincorrevano insistenti, e sui social si mormorava di Michelle e Tommaso che non vivessero più insieme, con lei a Milano con le bambine, e a Bergamo lui, mentre i più attenti avevano notato che l'uomo era scomparso dai social della Hunziker. Infatti non solo Michelle aveva passato il Capodanno senza le classiche foto di rito sotto l'albero, ma era insieme la sua più grande amica Serena Autieri e ovviamente le bambine. Mentre nelle precedenti settimane raccontava la conduttrice in un'intervista di aver cominciato a riprendersi degli spazi per se stessa andando via qualche ora o un weekend, precisando di non togliere spazio a chi amava. Col senno del poi quelle dichiarazioni suonano davvero rivelatorie. I matrimoni, si sa, non finiscono da un giorno all'altro, ma la situazione deve essere precipitata negli ultimi mesi perché solo a luglio la Hunziker orgogliosamente sfoggiava un mazzo di rose rosse. E se dopo 10 anni arrivano ancora delle rose senza un motivo, scriveva in un post su Instagram, a noi donne brillano gli occhi. Oggi invece la notizia della rottura senza nessun accenno come prevedibile, delle cause della separazione che restano private. Se non con un comunicato in cui si legge che dopo 10 anni insieme hanno deciso di modificare il loro progetto di vita impegnandosi a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle loro meravigliose bambine. La separazione rimarrà un percorso comune e privato, mentre non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della loro famiglia.